da 60 anni sul territorio come tappezzieri, ma lei, nonostante sia nata all'interno di una realtà artigiana, ha fatto studi di architettura, ma poi è tornata perché è un'archiartigiana. Sono, diciamo, soddisfatta di questo mio percorso, perché riesce in qualche modo a rinviare al mio fruitore finale, quindi al rivenditore, questa mia esperienza con molta agilità. Quindi le esigenze del nostro rivenditore, che ci manda dei bozzetti, delle loro esigenze particolari, riesco quantomeno a svilupparle dal punto di vista progettuale nella scelta del prodotto, nella scelta dei materiali, per ottenere un buon prodotto con dei materiali corretti e anche al giusto prezzo. Il prodotto del tappezziere, a differenza del prodotto mobile, il mobile duro noi lo chiamiamo, non traspare la tecnologia, che di fatto nel mondo dell'imbottito non c'è una grandissima tecnologia, ma c'è molta manualità. Bisogna saper fare i sarti, si deve saper fare un po' i falegname, un po' i fabbri, e bisogna mettere insieme queste cose in modo corretto, soprattutto in modo proporzionato. Quindi quando noi vediamo un prodotto esteriormente bello come un abito sartoriale, se io l'abito sartoriale fatto su una modella non ho la sarta che interpreta correttamente il vestito, le misure, la giusta finitura, il punto di cucitura che abbia una certa lunghezza, il colore del filo, quindi la scelta iniziale del fusto, di quanta imbottitura, di quanti dacrons, morbidi, rigidi, di spessore maggiore o inferiore, questo danno l'anima del prodotto, che alle volte non si vede, ma è che è fondamentale. Quindi a livello di supporto che le istituzioni possono darvi, più che appunto bandi orientati all'innovazione, ci diceva, quello che vi sarebbe utile è qualcosa che vi permetta di mettere in risalto la vostra unicità. I bandi che normalmente appunto vengono proposti alle aziende, insomma anche alle microimprese, sono sempre orientati a macchinari piuttosto che a strumentazioni. La nostra difficoltà come piccoli non è tanto quella di avere un macchinario che produce più velocemente, ma di avere lavoro. Quindi io il lavoro come riesco a trovarlo? Attraverso la comunicazione, attraverso il mio catalogo. Alle volte noi ci troviamo in difficoltà a fare investimenti di questo tipo. So che esistono poi le mission per andare eccetera, ma se io vado in mission ma non ho un catalogo da mostrare, io non riesco a trasmettere, se non a parole, quello che realmente so fare. Pensando a tappezzeria, avremo certo prodotti per l'interno, ma anche per l'esterno rientra un po' nel centro della vostra produzione. I materiali che oggi sono a disposizione e che comunque hanno dato hanno aperto un po' la forbice del mercato è l'apertura verso l'outdoor, per esempio. Allora, una volta c'erano solo i mobili da giardino realizzati appunto per la grande distribuzione. Oggi sono, grazie anche alle aziende importanti del settore del mobile, sempre di più sono entrati nel mercato questi prodotti per l'outdoor, ma con un design importante alle spalle. Quindi non è più il solito prodotto in plastica, in finto rattan, piuttosto che prodotto magari dozzinale ed economico, ma c'è una ricerca incredibile sui materiali che una volta erano più legate forse alla nautica. Oggi ci consentono di avere anche dei prodotti di design ben curati, ben proporzionati, con dei tessuti meravigliosi anche per i nostri giardini, per i nostri terrazzi e per i lounge.